Una bella novità questa, sindaco, una novità salutare, definiamola così. Un'iniziativa per i più piccoli, per la salute dei più piccoli, e soprattutto nel rispetto anche dell'ambiente. Abbiamo preso questa iniziativa per eliminare completamente tutto quello che è la plastica negli edifici scolastici. E poi la novità vera è l'introduzione del bio, dell'IGP e di tutto quello che può essere salutare per i bambini Siete i più primi piccoli. nella provincia dell'Aquila a fare questa. I primi, un'iniziativa che viene anche grazie all'appoggio di tutta la parte amministrativa del Comune di San Demetrio. Voi sarete i, come dire, E noi siamo sì la i ditta affidataria. cuochi, la ditta, coloro che Sì. si occupano di questi cibi. Cosa mangeranno questi bambini? Allora, i menu sono predisposti chiaramente dalla Regione Abruzzo, dalla ASL. E noi chiaramente abbiamo l'obbligo, il dovere di servire il meglio per i nostri bambini, quindi ecco, diciamo, ci attiviamo con prodotti biologici, CP, DOP, Avete insomma, dei fornitori quindi particolari, quindi insomma prodotti del sì, territorio per anche questo. prodotti locali, perché chiaramente più ci avviciniamo al chilometro zero, più cresce la qualità. Quindi insomma l'obiettivo è quello di offrire un servizio davvero Voi eccellente. siete della provincia di Teramo, Sì, state sperimentando noi anche questo sulla vostra abbiamo. provincia? Sì, noi lavoriamo in diversi comuni del territorio teramano e non solo, lavoriamo anche nelle Marche, nella provincia di Ascoli Piceno e devo dire che insomma, i risultati riscontrati sono stati sempre soddisfacenti. Quindi scompare lo scodellamento a questo punto, da quello che ho capito, sindaco? No, lo scodellamento rimane perché appunto tutti i pasti vengono cucinati in loco, appunto come già lo era in precedenza. Abbiamo solo cercato di aumentare la qualità dei prodotti e avvicinarci al chilometro zero. Lo scodellamento rimane, ma esclusivamente su piatti in ceramica e bicchieri di vetro o comunque Infrangibili. infrangibili. Ecco, quindi tutto di coccio, Sì, come dicevano i aumenta nostri chiaramente nonni. la qualità Certo. organolettica, l'appetibilità del piatto, insomma, ovviamente consumare un cibo all'interno della plastica è chiaramente meno gradevole e soprattutto anche per l'ambiente è molto importante andare a ridurre tutti gli sprechi, anche per una questione di igiene, perché il piatto di coccio viene lavato a temperature estremamente elevate, quindi anche per la questione del Covid e per la salute, insomma, andiamo a intervenire in una maniera un po' più positiva, Ecco, ecco. si parte il 4 di ottobre, quindi insomma si vedrà anche il gradimento a questo punto, un test, sindaco. Ci auguriamo che questa nuova iniziativa che abbiamo preso quest'estate possa essere apprezzata dai più piccoli, ma soprattutto dai genitori che sicuramente saranno i primi a giudicare. Un'altra cosa che nel bando e comunque gli affidatari hanno proposto è sicuramente un'iniziativa sociale. Si è stato fatto l'accordo con la Croce Rossa di L'Aquila, con il distaccamento di San Demetrio, per fornire eventuali derrate alimentari o cibi non utilizzati e non scodellati alle persone poco abbienti. E soprattutto ci sto. Okay.